Buongiorno, Buongiorno. siamo in compagnia con Vincenzo Cattaneo, responsabile commerciale di Rigo. Noi sappiamo che Rigo è un'azienda leader per la produzione di apparecchiature per la verniciatura spruzzo, ma oggi è anche Rigo Academy. Ci spiegherebbe di che cosa si tratta e come è avvenuta questa evoluzione? Academy è un'idea che nasce alla metà del 2018 e si è andata poi delineando e precisando nel 2019 per diventare una realtà in primavera di quest'anno stesso. E quello che Rigo Academy si può concentrare in poche parole è un sistema originale per fornire un servizio unico nel suo genere. Abbiamo messo in pista una struttura operativa che è in grado di lavorare in differenti scenari su differenti livello e su differenti livelli, fornendo offerte con contenuti inediti. Allora, questo è un bel modo di dire quello che invece in realtà facciamo, cioè ci rivolgiamo a tre tipologie di operatori, diciamo, di funzioni. Operatori e utilizzatori finali a cui offriamo corsi in loco presso le varie associazioni di categoria e presso la nostra sede qui in Olgiate Olona, in un format che chiamiamo Home Edition. Poi ci rivolgiamo a distributori, negozianti e grossisti con interventi formativi presso le loro sedi. Abbiamo dato a questi interventi formativi un taglio sartoriale, cioè prima di effettuare l'intervento, il corso di formazione ai loro utilizzatori di fiducia, concordiamo con il negozio quale tipologia di prodotto si intenda spingere, si intenda promuovere e quindi andiamo ad elaborare un corso di formazione della durata di 8 ore basato su questa tipologia di prodotto, capite? Specifico. Poi il terzo interlocutore, target sono le aziende produttrici di vernici, con cui effettuiamo corsi di formazione per l'applicazione a spruzzo a bassa pressione ai loro decoratori e dimostratori di fiducia. E poi offriamo consulenze per la messa a punto sinergica di prodotti che nascano già con l'idea di essere applicati a spruzzo, capite? E poi offriamo anche lo studio di mashup ed effetti decorativi originali ed inediti con i loro prodotti stessi. È chiaro che questa offerta è molto diversificata perché un conto è l'operatore diretto, l'imbianchino, e un conto è il produttore di vernici. Abbiamo comunque vari corsi di vari livelli di difficoltà, di solito ne facciamo tre, sono il basic, l'expert e il master, a livelli differenti di difficoltà e di qualità di effetto ottenuto. Ma l'originalità di questa cosa non sta tanto nella tipologia dell'offerta, quanto nell'organizzazione del corso. Cioè, noi non andiamo davanti a un pubblico a spiegare come si fanno le cose, ma facciamo fare le cose ai convenuti. Quindi il corso è un corso interattivo. Le 8 ore sono 8 ore di lavoro dove a parte una primissima introduzione di pochi minuti, gli operatori convenuti, i partecipanti, lavorano direttamente. Quindi offriamo la comunicazione di una tecnica. Rigo Academy è anche arte, però diciamo che l'arte è il 10-20%, il resto è tecnica, perché è chiaro che noi possiamo insegnare la tecnica, poi l'arte, l'estro è una cosa personale e ognuno mette il suo contenuto. Ecco, questo è essenzialmente Rigo Academy. Poi Rigo Academy ha chiaramente un'organizzazione logistica, un'offerta commerciale che viene adattata alla tipologia di intervento che si intende fare, ma comunque sia ha come denominatore comune il fatto che porta vantaggi per tutti, per l'operatore che acquisisce una conoscenza differente e una coscienza delle potenzialità dell'attrezzatura Rigo, che di solito utilizza il 10-15%. Per il negoziante che ne ha un beneficio economico, per il produttore di vernici che può offrire effetti decorativi che fino al momento non aveva pensato. Il motto della Rigo Academy è: ti insegniamo a fare quello che non hai mai osato pensare di poter fare.
Molto interessante, grazie. Molto interessante. Parliamo adesso invece dei tempi attuali. La pandemia ovviamente ci ha portato a pensare a dei consumi magari un pochettino diversi. Parlando proprio del vostro settore, quindi per i vostri prodotti, secondo voi ci sarà un cambiamento di approccio? Si coglieranno di più, ad esempio, le opportunità del digitale? Che cosa potrà cambiare in positivo? Il cambiamento c'è già stato. Oggi noi stiamo pensando e operando in maniera completamente differente rispetto a quella che utilizzavamo un anno fa. È chiaro che la pandemia è qualcosa che non può essere ignorato. Ci ha cambiato la vita, ha cambiato i consumi, ha cambiato il modo di pensare e di approcciarci al mercato. Si ipotizzava una grande crisi, invece per quanto ci riguarda chi ha tenuto duro ne ha avuto solo dei vantaggi. Noi per esempio abbiamo raddoppiato il fatturato italiano, non possiamo altro che esserne, mi sembra un gioco di parole di cattivo gusto, ma dobbiamo ringraziare la pandemia se oggi siamo nella posizione in cui siamo, sia per i prodotti della sanificazione, Rigo Sanitari, la linea Rigo Sanitari, che è diventata una realtà in pochissimo tempo, in meno di 2 mesi, e ha contribuito notevolmente a questo fatturato, che anche per tutta la linea tradizionale della verniciatura. Cioè noi oggi accettiamo ordini con consegna alla fine di febbraio, metà marzo. Capite bene che è un bel backlog, come si dice, è un bel portafoglio ordini, sappiamo già. Quindi per noi è stato un approccio, per noi è stato un modo diverso di approcciarci al mercato. È diventato importantissima la comunicazione sui social, la pubblicizzazione delle iniziative, dei prodotti sui social media. La mia collega Elisabetta ha avuto grandissima parte in questo. Tutta la squadra della Rigo ha messo in atto un sistema virtuoso di lavoro, pur lavorando separati, ognuno a casa propria, collegati in Zoom e collegati con il resto del mondo attraverso il telefono. E da un'idea e da un sacrificio enorme in termini di energia, sia per chi è rimasto qui a lavorare, per chi era a casa, è nato un terzo ramo d'azienda, quindi una cosa veramente che mi sta veramente a cuore, quindi non riesco a non emozionarmi quando parlo di questa cosa, perché eravamo tutti a casa nell'incertezza del domani, con l'idea di avere l'azienda chiusa forse per sempre. Ci siamo rimboccati le maniche, non solo l'abbiamo riaperta dopo 15 giorni, ma abbiamo veramente ribaltato il sistema. Capite? Una bella storia di successo da raccontare, grazie. Direi. Grazie. Grazie mille per il vostro tempo e grazie per questa adesione. Grazie a voi, grazie a voi. Buone cose. Grazie ancora. Arrivederci.